Inutilmente si attende la riscossa dei bianconeri, i quali tentano di riorganizzarsi, ma non ci riescono, tanto deciso e scintillante è il gioco dei padroni di casa. Terminato sull'1-0 il primo tempo, il secondo si apre sul filo dell'emozione. È ancora il Napoli che trova la via della rete. Segna Vinicio che batte con un tiro angolatissimo Bavassoni. Entusiasmo alle stelle e nulla più da fare per la Juve, che deve accontentarsi di segnare al 44esimo il gol della bandiera su rigore. Per un atterramento di stacchini in area ad opera di Comaschi, l'arbitro Ionni concede la massima punizione, che è realizzata con decisione da Cervato. Il campionato, per la bella impresa del Napoli, ha ripreso interesse. La vittoria ha fruttato a Vinicio e compagni un premio di 300.000 lire a testa. Un interesse?